E benvenuti a tutti in quello che è il tour di Control Fitness 6 mesi dopo. Quindi dai, svegliamo. Allora, l'altra volta tutto partiva da questo che è un po' la zona ingresso. Quando ancora non c'era niente, io avevo immaginato proprio due sedie e un tavolino. Teoricamente qui ci stava benissimo, non so, un banchetto della reception. Ma non essendo questa una palestra, invece qui la mia idea è mettere un paio di poltroncine, un tavolino. E infatti questo abbiamo. Abbiamo aggiunto una carta da parati e il nostro logo in neon su misura. Anche se dopo sul neon vi devo fare un po' un discorsetto. Ma la parte forse più innovativa è subito dopo questo ambiente. Entriamo quindi in quello che già avevo preannunciato essere la zona coworking. E infatti coworking è dove pensavo di mettere un tavolone. C'è proprio un tavolone. Io qui, come potete vedere dai potenti mezzi che abbiamo a disposizione, metterò un tavolone un po' più grande anche di così, dove avevo detto che avremmo tirato su un muro. Indovinate, il muro c'è. Dove è stata tracciata esattamente questa riga, tirerò su una parete fino al soffitto, quindi completamente insonorizzata. Quindi adesso abbiamo quest'altra sala che, vabbè, io ve la faccio vedere, però doveva essere una sala corsi, anche se in realtà poi abbiamo visto che tutti i corsi fitness vengono meglio in quella che è proprio la zona fitness. Quindi questa pian piano è diventata un po' poco usata e temporaneamente è un magazzino, ma io volevo comunque inquadrarla perché fra 6 mesi, quando rifaremo il tour, qui ci sarà qualcos'altro, anche se non voglio spoilerare troppo. Quindi proseguiamo in quello che è il vero e proprio coworking. Avevo detto che avremmo messo delle mensole alte, metterò delle mensole sulle pareti con degli sgabelli, così recupero qualche posto in più. In realtà per ora, visto che appunto non sapevamo la disposizione definitiva, abbiamo scelto invece per dei tavolini. Tavolino alto, tavolino basso e qui uno o due tavolini singoli, rotondi o quadrati. Il nostro primissimo sponsor, che è lo snack più apprezzato da chi lavora qui, che sono le Fit Chips. E vabbè, un piccolo mobiletto. È anche possibile sbagliare in questo posto, infatti Ctrl Z è la gomma per cancellare. Abbiamo poi questo quadretto di Giacomo, che è un artista che ce l'ha dato da esporre qui. Stiamo però un attimo ancora capendo come agganciarlo, però la targhetta già c'è. E andiamo poi a quella che è la zona bar, che è la zona più apprezzata e dove si raduna sempre la gente. Di qua dovrei aggiungere l'ultima cosa, un mobiletto. Abbiamo infatti un piccolo frigo, anche se questo video, che è registrato in autunno, ci porterà addirittura verso l'inverno e forse sarà più apprezzato il boiler per l'acqua calda, con cui potersi fare varie tisanine o tè. C'è poi ovviamente l'immancabile caffè e, come avevo detto tra l'altro, un microonde per anche fermarsi qui in pausa pranzo, magari scaldarsi la propria schiscetta, no? Proprio alla milanese. Con magari un piccolo microonde. Proseguiamo poi passando sotto il nostro amatissimo canestro neon e arriviamo a quello che è la zona sicuramente più utilizzata, che è la sala fitness. Come vedete qui era veramente tutto bianco e addirittura senza pavimento. Come vi ho detto, sarà la sala fitness, quindi qua ci si allenerà. Ci sono le due macchine principali e una zona relativamente più vuota, perché all'inizio non ho voluto saturarlo con un sacco di macchine per andare anche a capire come si poteva evolvere la cosa e lasciare un po' di margine per eventualmente attrezzarla in base alle necessità. In realtà per ora è veramente perfetta per quello che è l'utilizzo, quindi ricordiamoci che qui si lavora molto one to one, quindi un personal trainer, ci stiamo addirittura in due insieme nella stessa ora. Ma è anche abbastanza libera per poter fare dei piccoli corsi e dei gruppi, cose anche come team building, e anche su questo ci saranno un sacco di novità. Vi faccio vedere poi uno dei nostri due spogliatoi, dove si può trovare anche, così come nell'altro, il nostro bellissimo kit di allenamento composto da un asciugamano e una bottiglietta d'acqua, quindi uno può venire qui senza pensare a nulla e trova tutto qui, armadietti. E proseguendo, ah, così passiamo sotto quello che è il neon meno costoso di tutti, perché noi abbiamo quello all'ingresso che è costato sui 200 euro, quello del canestro che sarà costato sui 20-30 euro, e questo che è costato 10 euro è quello che viene più apprezzato. Ah, tra l'altro piccola chicca, Alexa spegni la presa.
Perfetto, un po' di risparmio energetico. Ma proseguiamo. Senza che ci addentriamo così tanto, ci sarà uno spogliatoio in questo spazio lungo. Di qua, che avevamo più spazio, siamo riusciti a mettere un sacco di armadietti, alcuni riservati ad esempio per lo staff, ma soprattutto, piccola chicca, oltre al kit di allenamento di cui sono fierissimo, è che già si trova lucchetto con chiave, perché in tutte le palestre che andavo ogni volta gli armadietti c'erano, ma dicevano ovviamente dovete avere il vostro lucchetto, e chi mai gira con un lucchetto? Proseguiamo in questo ambiente. L'ufficio, che per ora è giusto funzionale a quello che è il suo utilizzo, cioè un ufficio dove parlare un po' con le persone, ma anche con il suo lettino per eventuali trattamenti osteopatici o visite col nutrizionista, però come avevo annunciato un po' nell'altro video, vorrei renderlo in realtà un po' più un luogo anche content creator friendly, magari un tavolo con due microfoni per fare delle interviste. Su quello ci sarà tempo di lavorarci. Quindi devo dire che siamo arrivati alla fine del tour, perché questo era il punto di partenza e anche il punto finale del nostro tour. Per questo tour e per oggi è tutto. Molti di voi sono già venuti a trovarci. Se tu che stai vedendo questo video non sei ancora venuto da Control, beh, che te lo dico a fare, passa. Noi ci vediamo nel prossimo video.